Il giudice dell'udienza preliminare di Bassano del Grappa doveva decidere oggi sul rinvio a giudizio degli indagati nell'inchiesta sulla Tricon Galvanica di Pezze sul Brenta. L'azienda avrebbe provocato la morte di alcune persone per gli scarichi di sostanze tossiche. Sara Baroviato. Udienza a porte chiuse, il GIP Massimo Morandini ascolta le parti, deciderà nelle prossime ore se archiviare o dare il via al processo sulle morti per cromo esavalente. Al centro la Tricom Galvanica di Pezze, ora fallita, ma in passato attiva e come stabilito da un processo a Cittadella inquinante. Ora il procedimento è a Bassano, si tratta di capire se le morti di molti dipendenti dell'azienda siano riconducibili alle lavorazioni e ai fumi contenenti cromo esavalente. Alla sbarra i titolari, in aula le parti civili e le famiglie di chi non c'è più. Silvio Bonan è il figlio di Domenico, morto per tumore. Gli operai erano continuamente sottoposti ecco, a respirare i fumi che emanavano queste vasche appunto predisposte per la cromatura, la nichelatura dei pezzi metallici. Quante persone sono morte? Ma al momento si contano circa una ventina di deceduti e una decina di invece viventi ma ammalati con patologie tumorali. Per chiedere giustizia si mobilita il Comitato Difesa del Diritto alla Salute. Pensiamo che sia il nostro dovere farlo. A questo punto, dopo aver iniziato e aver lavorato per tanti anni, sentiamo che qualcosa si sta muovendo, quindi siamo fiduciosi. Il GIP ha l'ultima parola. Dopo una prima richiesta di archiviazione, ora i comitati sperano in un processo in cui si confrontino sulla base di perizie e consulenze le parti. L'udienza di oggi si è risolta con un nulla di fatto, la prossima è stata convocata per il 21 novembre.